Olimpiadi sono soldi e non sono soldi per ricostruire, per creare nuove infrastrutture. Quelle saranno una parte marginale. Il resto andrà in un sistema che, se non è mafia capitale, è molto simile. Si chiama corruzione. A Roma è endemica. Sappiatelo. Cara Raggi, però fammi capisse. Tu dici che c'è corruzione endemica, quindi non si possono fare le Olimpiadi. Quindi non si può fare nulla. Non si può fare la manutenzione stradale, perché gli appalti chiaramente ci sarebbe la corruzione. Non si può fare l'assistenza agli anziani, perché chiaramente negli appalti delle cooperative c'è la corruzione. Non si possono assumere i precari, non si può fare nulla. Ma noi che ci siamo candidati a fare? Io mi sono candidato perché voglio che questa Roma cambi, perché questa Roma possa fare qualcosa di diverso. Io credo nelle Olimpiadi perché sono una possibilità per Roma. Non possiamo pensare che tutto si risolve stando sul divano, guardando le Olimpiadi e magari dicendo: ah, peccato, quelle di Londra che belle, quelle di Parigi che belle, però a Roma peccato, non si può fare perché c'è la corruzione. Non è questo il modo, non si può essere sempre quelli che dicono no, che stanno all'opposizione. Se si assume la responsabilità di guidare una città, bisogna sapere che cosa si vuole, non si deve avere paura di essere come gli altri. Non si può andare avanti così. Le Olimpiadi sono una cosa grande e questa Roma può diventare grande proprio se si ha il coraggio di prendere delle opportunità, di sfruttarle perché si è consapevoli di essere diversi dagli altri. Io mi sono candidato per questo. Tu perché ti sei candidata, Raggi? Per la paura di essere come gli altri? Io mi sono candidato perché sono convinto che siamo diversi dagli altri e che faremo questa Roma diversa e migliore.